La presenza di pinete naturali lungo le coste italiane risulta essere estremamente rara e sembrano attualmente rinvenirsi solo nel settore sud-occidentale della Sardegna. Anche per questo motivo, l'habitat prioritario 2270, costituito da dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee e da altre specie caratteristiche di questo habitat, riveste una grande importanza a livello europeo. Il risultato quindi fondamentale è individuare e proporre delle tecniche ottimali per la raccolta, lavorazione, germinazione e moltiplicazione delle specie vegetali di questo habitat prioritario. La raccolta del germoplasma delle specie selezionate è stata effettuata con il fine di ottenere un quantitativo di semi geneticamente rappresentativo della popolazione naturale. Il materiale raccolto è stato poi lavorato presso la banca del germoplasma della Sardegna, dove lo stesso, a seguito di un periodo di post-maturazione e quarantena, è stato sottoposto a pulizia, selezione e quantificazione. Per ciascuna delle specie target sono stati realizzati i test di germinazione, i quali hanno permesso di individuare i protocolli efficaci di germinazione. Protocolli che sono stati poi consegnati alla struttura vivaistica dell'Agenzia Forestas, che si è occupata della moltiplicazione delle piante su larga scala. L'azione è stata realizzata senza riscontrare particolari criticità. Relativamente alla raccolta del germoplasma, l'unica accortezza è stata quella di studiarsi bene la fenologia di ciascuna specie. Questo importante aspetto ha permesso la raccolta del germoplasma nello stadio ottimale di maturazione e ne ha assicurato un'alta germinabilità dei semi. Una criticità, se così si può chiamare, è relativa ai tempi di germinazione dei semi. L'emergenza della radichetta e lo sviluppo delle plantule di alcune specie possono infatti richiedere diversi mesi. La replicabilità di questa buona pratica è facilmente riscontrabile grazie ai report prodotti sulle raccolte del germoplasma e sui protocolli efficaci di germinazione e moltiplicazione delle specie studiate. La collaborazione con strutture specializzate in materiale autoctono è stata fondamentale al fine di ottimizzare le procedure e i costi. Di particolare importanza per l'azione di rinforzo e ripristino della vegetazione naturale è risultata essere l'utilizzo di piante prodotte a partire da germoplasma raccolto all'interno dell'habitat stesso. Questo ha evitato fenomeni di inquinamento genetico e sta favorendo il recupero e il mantenimento della vegetazione spontanea nelle aree di intervento.